Bentornati! Ciao! Buon 2017, benvenuti nel primo vlog del 2017. Che come sempre Pier fa l'inizio del vlog perché noi stiamo montando le cose. Non è cambiato niente con l'anno nuovo. No! L'anno nuovo porta consigli. Mentre Luca e Raffaele se fanno il culo. Luca se fa il culo perché Raffaele vabbè. Io non faccio proprio un c***o e ne vado fiero perché io giro questa cosa trallallero trallallà. Prima cosa di questo vlog, ci abbiamo il primo sponsor del 2017. Che figo, sì, ciao. Dai, dillo. Che non sono io. Lui è il primo sponsor del 2017. Allora, salutiamo tantissimo Tomek, che è questo ragazzo tedesco che ha creato la sua linea, cioè diciamo lui è il CEO, da quanto ho capito. È zio, vabbè, della Raidons. Yes. E allora ci hanno regalato queste magliette perché ci hanno trovato su Instagram, cioè il vostro profilo Instagram è molto seguito, sì. Beh, ancora non, cioè, seguiteci su Instagram. Grazie. Ci hanno regalato queste magliette e oggi ci facciamo un po' di foto perché gli abbiamo promesso che ci saremmo fatti le foto con le magliette, giustamente. E poi ci facciamo pure il video. Oggi facciamo il video di Ed Sheeran. Ovviamente consultate il foglio illustrativo, allora ci avete un sacco di roba qua sotto. Datemi 5 euro e vi faccio vedere il circolo nudo. Ciao ragazzi. Ecco le magliette. Eh sì. Che però caduta sotto la foto non veniva granché. Allora jeans. Anche io devo coprire un po', come si dice, il maniglione dell'amore. Sì, perché dobbiamo scattarci le foto da soli in remoto col cellulare. Visto non è che una siamo cosa tanto così raccomandati semplice. Però ce l'hai rovesci il cellulare. Vabbè, sì, è uguale. Stai facendo del cinema? Ci proviamo. Sto facendo del cinema. Questa? Stai facendo della moda? Sto facendo della moda. Pochissimo più basso, guarda. Va bene così. Un saluto alla doppia telecamera. Ciao! Doppia telecamera. Iscriviti al canale doppia telecamera. Così tanto! Hai fatto proprio occhi a faro. Faro di Anna Capri. Ragazzi, la seconda il video è fatto. Dai. Vai, ciao. Che la giornata è un mazzo. Luca, fammi occhi a faro. Sempre mezzo passo indietro. Luca, raccontami che stai a fare. Sto cercando lo slider che l'ho perduto. Servono contenuti per questo vlog e adesso entreremo nel mondo di Luca. Luca che monta le cose tecnologiche. Beh, è lo slider io, insomma. Trovata! C'è la dritta sta cosa. Comunque spiegaci che è lo slider. Questo slida, si chiama slider perché slida. Allora ragazzi, abbiamo coverizzato questo brano, ve lo voglio un po' raccontare perché sono usciti due brani di Ed Sheeran, Castle on the Hill e Shape of You. Come si chiama quell'altro? I'm in love with the shape of you. Shape of You. L'abbiamo ascoltati entrambi, però questa è troppo più bella di quell'altra. Cioè, anche se quell'altra ha fatto i soldi. Ha fatto i soldi, vabbè, però questa è molto più bella. Parla. Avete capito di che cosa parla il testo, no? Allora, Raffaele spiega il testo. Raffa Quark, parte 2. Dai, allora. Praticamente c'è sta il microfono. Il dai, senso, voglio fare una cosa. Quindi, praticamente, il senso di questo brano parte dal ricordare la propria infanzia, la propria adolescenza. Voi sapete che Ed Sheeran è nato in un paese vicino allo Yorkshire di solamente 1000 abitanti, quindi ha scritto questa canzone dove racconta che a 6 anni si è rotto le cionche, no? Si è rotto le cosce, dice andava appresso agli amici di mio fratello perché erano più grandi, capito? Quindi tutti quanti quando eravamo più piccoli. Lei, Vinaccia, è andato mai appresso agli amici di suo fratello? Sì, sono andato appresso agli amici di mio fratello e giocavamo... Giocavamo sempre a Risico, mi ricordo. A Risico? Sì, e poi praticamente più si va avanti. Non prenda il tè, non è professionale. Più si va avanti con l'età, più lui dice, capito, a 15 anni ti fumi la prima sigaretta, però lui dice hand rolled cigarettes, quindi significa il drummino che ti giri con le mani proprio, no? Lei quindi, fuma? Sì, fumo. Il drummino che si gira con le mani, quindi da 15 anni adesso che ne ho 16 non ho mai smesso. E ha rullato un bel po'. Okay. E poi dice, capito, quando trovi quel weekend che ti vai a lavorare, fai quell'extra, capito, guadagni quella cosa di soldi per andarti a comprare i drink scrausi con gli quanti amici di noi lavoravano il weekend, capito, per andare le pozze dietro il bagagliaio della macchina, capito, che ti fai le miste. Quale locale di Capri? Il Cubè Caffè. Ok, io ve lo consiglio tanto perché è il locale più figo dell'isola di Capri, dove sono nato io e sono... Ah!
tutto a posto. Pierre non si è preoccupato di salvare la lampadina che costa 25 euro, ma di riprendere la scena che la lampadina si rompeva. E niente, quindi vabbè, alla fine Ed Sheeran nel ritornello dice che comunque si ricorda tutte queste cose, la, il suo paese, e cantava Tiny Dancer. Voi conoscete Tiny Dancer? È una canzone di Elton John veramente bella, io vi consiglio di andarvela a sentire perché è uno dei caposaldi della musica internazionale. Caposaldi. E quindi dice che comunque ha perso un po' la strada perché facendo un tipo di lavoro del quale deve stare sempre in giro, non può stare con la sua famiglia. Però signore Ed Sheeran, stai carichi renare, quindi cioè, ok carina espressione idiomatica che Raffaele ci ricorda, vuol dire stai messo molto bene a soldi e ne hai tantissimi. No, non lo so, un po' mi ci ritrovo, sai, quando guardi il tramonto e ti perdi nel sole che si tuffa nel mare, almeno da me è così. Tra l'altro comune di Capri me ne devi 900, quindi se guardate questo vlog 4,50 sono miei. Comunque io vi saluto perché Luca ha montato lo slider. Regista Matteucci, Madonna, che cosa hai in mente? Che bello! Ecco, avete sentito? Grazie! Ma non te lo lo slider cosa pensa? Che te levi dal cazzo? Ragazzi, io vado a fare la cacca e poi vloggerò Pierre. Abbiamo appena finito le tech di chitarre, stiamo montando la batteria. Adesso vi farò vedere come un chitarrista monta la batteria. Il chitarrista prende il tamburo, inconsapevole di quale sia la sua funzione, inconsapevole di quale sia il raggio tipo d'azione. Tipo una bomba. Poi vede un buco e lo ficca nell'asta. E cerca un piripacchio in cui infilarlo senza preoccuparsi di come si posiziona, perché ogni cosa qua può avere infinite direzioni, sfaccettature, direzioni. E noi la tutto. Mettiamo a cazzo. Poi il batterista arriverà, o vedete un'ora. Smanettare lì, fare casino. Ah, ciao! Ma dove vedi qua? Ah, porco, 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 porco! Cisua. Ciao farfallozze! Grazie per aver visto il nostro vlog del video Castle on the Hill di Ed Sheeran. E con questo saluto più aristocratico del solito e meno vi chiediamo di iscrivervi al canale, lasciare una valanga di like e commentare il video che troverete qui nelle end cards. Ovviamente lo sponsor che ci ha reso aristocratici è Ray. Tutte le info nella prossima.